Un cordiale buongiorno ai telespettatori per questa edizione delle 14 del TG6. Apriamo occupandoci del fermo pesca perché da oggi è scattato lungo il tratto di costa abruzzese che va da Martinsicuro a San Salvo. Lo stop ci sarà fino al 21 settembre e rischia di mettere ancora una volta a dura prova un settore già messo in ginocchio dal caro del carburante. Stefano Recanati. In Abruzzo stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo il tratto centrale dell'Adriatico da San Benedetto a Termoli, dove le attività dei pescherecci si fermano da oggi 16 agosto al 21 settembre. Il fermo cade quest'anno in un momento difficile poiché il blocco delle attività va a sommarsi al caro carburanti, con il prezzo medio del gasolio per la pesca che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite e favorendo le importazioni di pesce straniero, considerato che fino ad oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante. Franco Orsini, insieme a suo figlio, armatore di Antonietta, in imbarcazione di 15 metri, ne approfitta per svolgere qualche lavoretto di manutenzione. Andiamo a lavorare quasi per nulla, perché troppe spese. Il gasolio costa tanto caro, i contributi si debbono pagare, tra il gasolio c'è l'olio, succede un guaio, devi andare da un meccanico, è tutto aumentato. Il prodotto ittico per noi è uguale all'agricoltura, cioè a noi ci danno non nulla, ma quasi poco. E queste le condizioni, praticamente noi usciamo solo per andarci quasi, quasi, paro. Le difficoltà sono dettate anche dal fatto che voi attendete ancora fondi, ristori del fermo pesca dello scorso anno. Eh sì, certo, purtroppo i nostri commercialisti sono indaffarati, ma la burocrazia italiana, sempre con questa burocrazia, qua non arriva niente. Niente o poco, cioè tutte quelle belle promesse che hanno detto in TV qua non si vedono niente, poco niente. E il fatto che tra poco si torna al voto, secondo voi, potrebbe essere un punto di svolta? Io personalmente vorrei un paese politico, non di larghe intese, perché è tutto un brodetto, praticamente parlando gergo marinaresco, è tutto un brodetto, quindi non va bene. Io ho un mio pensiero, ma per me ho il mio pensiero, il pensiero degli altri, l'essenziale è che sia politico, non brodettato. Dopo 2 anni di pandemia, anche il Ferragosto torna a svolgersi senza limitazioni ed è stato da tutto esaurito sull'intero tratto di costa della nostra regione. Soddisfatti gli operatori balneari che ora sperano in un colpo di coda dell'estate all'insegna del caldo. Aperitivi, pranzi, giochi e non sono mancati i classici gavettoni. E poi balli e cocktail. Ferragosto da tutto esaurito e di assoluto divertimento sulle spiagge della nostra regione, con i lidi presi d'assalto già dalle prime ore della mattina fino a tarda serata. Il bilancio è assolutamente positivo per una tradizione che è tornata alle origini dopo le restrizioni dettate dalla pandemia. Ieri è stata una giornata fantastica dal punto di vista sia delle presenze che del divertimento. Le persone sono tornate a fare quello che facevano nel 2019, ovvero divertirsi, fare delle gogliardate sotto all'ombrellone, qui sopra lo stabilimento. Noi abbiamo fatto una festa, ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo ballato, abbiamo bevuto, abbiamo cantato, è stato tutto veramente fantastico. Ecco, da qui è un punto anche di ripartenza, soprattutto per gli anni a venire, perché comunque i balneatori e comunque anche chi lavora all'interno degli stabilimenti balneari ha bisogno di certezze, di sicurezza e di tranquillità. Assolutamente, quindi speriamo che questa sia veramente diciamo il Ferragosto zero, quello della ripartenza, che possano essere tantissimi Ferragosto a seguire fantastici come quello di ieri. Chiudo perché comunque l'estate ancora finisce, ci saranno anche tante domeniche, ma anche tante serate su tutto il lungomare, soprattutto qui al Pepito Beach. Sì, noi facciamo serata dal giovedì al sabato e la domenica pomeriggio facciamo il live, quindi abbiamo tanto 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 divertimento da dare alla nostra clientela, vi aspettiamo.
Continuiamo con l'attualità, il Giova Beach Party in programma Vasto fa discutere, soprattutto dopo la denuncia delle associazioni ambientaliste per i lavori preparatori all'evento del 20 agosto. I lavori di questo mese a Fosso Marino, scrivono nella nota, dove si svolgerà il Giova Beach Party come previsto, hanno portato alla completa distruzione della vegetazione naturale presente, come accaduto per esempio per il ginestrino delle spiagge. Sono piante tipiche degli ambienti dunali, sempre più localizzate lungo la costa abruzzese, tanto che pure il consulente del comune di Vasto riteneva doveroso conservarle, come scriveva a marzo 2022 nella sua relazione sui lavori a Fosso Marino. Le associazioni rimarcano come un estratto della relazione del consulente del comune di Vasto per i lavori a Fosso Marino aveva sostenuto che la vegetazione sarebbe stata salvaguardata. A corredo anche fotografie e video dei lavori e della situazione della vegetazione prima dell'intervento, che dovrà permettere alla realizzazione dello spettacolo sulla spiaggia aragonese. La nota è firmata dalle associazioni Lipo Abruzzo, dalla Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo Fratino Vasto, Forum Ambientalista ODV, Forum H2O, Italia Nostra Abruzzo, CAI Abruzzo, Forum Civico Ecologista Vasto e ARCI Vasto. Voltiamo pagina, una sorta di vero e proprio piano Marshall per l'edilizia scolastica a Chieti è partito grazie al contributo di 20 milioni di euro stanziati da parte della provincia, che ha avviato cantieri in molte scuole della città. Oltre 20 milioni di euro dalla provincia di Chieti per l'edilizia scolastica, si annunciano l'inizio di aperture di cantieri e di lavori che riqualificheranno le scuole teatine. Sì, un grande investimento della nostra provincia, l'amministrazione Menna, il Consiglio Provinciale hanno messo in campo una risorsa straordinaria sulla città di Chieti, interventi su quasi tutti i plessi scolastici che fanno il paio anche con l'acquisto dei locali dell'ex CIAPI dalla Fondazione. L'intervento più importante è quello sull'ITIS Luigi di Savoia, un intervento di adeguamento sismico tramite abbattimento e ricostruzione, ma ci sono i lavori sul liceo Vico, l'ITIS Pomiglio, il Gagliani, un vero e proprio piano Marshall sulle scuole di Chieti. Una grande attenzione ai luoghi della cultura dei nostri ragazzi, un investimento che sta già diventando cantiere e che continuerà a diventarlo anche nei prossimi mesi. Sicuramente un lavoro importante che ci carica di responsabilità, ma che dà l'attenzione che merita ai luoghi della cultura, della formazione, ai luoghi dove i nostri figli crescono e passano la maggior parte del loro tempo. Nella fattispecie si tratta di quali strutture scolastiche? Ci sono interventi sul liceo Masci di Via Vernia, che aveva visto la realizzazione della parte esterna, ma che oggi con un ulteriore finanziamento di oltre 1 milione di euro vedrà il completamento e i lavori di ricostruzione anche all'interno. Poi c'è il completamento del liceo Vico con 9 nuove aule da destinare ad una scuola che si allarga sempre di più, ci sono ulteriori lavori sul CIAPI, una serie complessa di piccole manutenzioni, di interventi sugli impianti termici, sugli infissi, tutte piccole cose ma molto diffuse e molto sentite dalla popolazione scolastica, su strutture che per troppi anni sono state senza la giusta manutenzione e che oggi abbiamo la possibilità di dare a loro l'attenzione che meritano, perché la manutenzione rispetto alle strutture scolastiche è un tema importante che assolutamente non va trascurato. Ci sono le 3 deputate del Movimento 5 Stelle uscenti tra le candidate alle prossime parlamentari in Abruzzo. Si tratta di Valentina Corneli, Carmela Grippa e Daniela Torto. In totale alla Camera comunque ci sono 19 candidati. Per il Senato invece, oltre alla senatrice uscente Gabriella Di Girolamo, ci sono altri 11 nomi. Il sindaco di Magliano dei Marsi Di Cristofaro rilancia l'idea di un patto territoriale del lavoro per la Marsica, che auspica possa essere sottoscritto dai candidati alle prossime elezioni politiche. Sentiamo.
Sindaco, sono passati diversi giorni dal tavolo all'interno del comune di Avezzano sulla Health Foundry, un tavolo che è stato allargato anche all'assessore regionale Pietro Quaresimale. Sono stati presenti alcuni sindaci dell'alveo marsicano. Lei proprio in quella sede ha lanciato una proposta che è stata raccolta con favore anche dai suoi colleghi, ma soprattutto anche dalle parti sindacali, ossia costituire e creare un patto territoriale per il lavoro che in qualche modo venga firmato anche dalle future candidature per le politiche. La proposta nacque circa un mesetto fa e quando la posi all'attenzione dell'Assise era animata da molta speranza. Oggi la rinnovo con invece un sentimento di profonda preoccupazione. Mi spiego meglio. Lo feci allora sperando che questo territorio, per la dignità che questo territorio deve avere, per la considerazione che questo territorio deve avere, per ciò che rappresenta nella storia non solo della provincia dell'Aquila ma nell'intero scacchiere regionale, speravo che la politica potesse in qualche modo dare attenzione a questo territorio e quindi anche prospettare candidature che potevano avere qualche chance di rappresentare lo stesso territorio. Oggi con questa situazione quella proposta che nacque per condividerla con possibili candidati di questo territorio vale ancora di più, perché la dovremmo condividere con persone che passeranno qui a bussare, a chiedere voti, a chiedere consenso. Quindi serriamo i ranghi, stringiamoci. L'assessore Ruscio ha fatto già un buon lavoro sulla stesura del patto. Ed è stato un ferragosto di lavoro anche per i bagnini, diverse le operazioni in mare portate a termine a lieto fine. Soddisfazione per il presidente dell'Associazione Angeli del Mare, Marco Schiavone. Quelli del weekend lungo di Ferragosto sono stati giorni di intenso lavoro anche per i bagnini che sorvegliano i lidi e le spiagge della regione. Il pomeriggio del 14 agosto all'altezza dello stabilimento Stella Marina di Pescara, due bambini e un adulto in difficoltà sono stati recuperati oltre il limite delle acque sicure, mentre il 15 agosto è stato recuperato un ragazzo in evidente difficoltà e in stato confusionale. La prontezza dei bagnini nel capire quali erano le problematiche che andavano a crearsi sono state fondamentali per evitare il peggio. La stagione estiva comunque non è finita, per questo Marco Schiavone dell'Associazione Angeli del Mare raccomanda attenzione quando si entra in acqua. Fino a quando non sarà finita la stagione estiva dovremmo avere massima attenzione sulle nostre spiagge, perché non significa che l'estate è finita e bisogna lasciar perdere la sicurezza in mare, che è una fondamentale per tutta la nostra responsabilità di dare sicurezza in mare, alle spiagge, ai bagnanti, ai bambini, ai signori, agli anziani. Dobbiamo sempre stare operativi in acqua con mosconi, Baywatch, non ci dobbiamo mai far trovare impreparati, perché può capitare il momento della difficoltà e noi ci dobbiamo trovare sempre pronti a intervenire. A collaborare con i bagnini in questi giorni di pienone anche le unità cinofili della Protezione Civile FISA, che con i loro amici a quattro zampe sono stati protagonisti di una storia a lieto fine accaduta domenica 31 luglio, giorno della festa di Sant'Andrea proprio a Pescara. Il merito è di Pigro, un labrador di 5 anni che da uno si sta specializzando in ricerche in superficie. C'era una bambina che si era smarrita e il cane, nonostante questo piccolo periodo di attività, annusando gli indumenti della bambina, ha dato indicazioni ai genitori e ad alcuni soccorritori per far sì che la bimba sia stata ritrovata in un tempo brevissimo. E a proposito di unità cinofile, parliamo dell'amico fidato dell'uomo, il cane. Solo il 2% delle aggressioni da parte di cani avviene da cani randagi. Questo è il dato che ripropone il tema delle adozioni consapevoli necessarie per evitare le rinunce di proprietà di cani difficili. Le iniziative successive al sondaggio condotto dall'associazione L'altra parte del guinzaglio le sentiamo nel servizio che segue.
La scarsa informazione da parte dei proprietari di cani riguardo le caratteristiche di razza e le loro esigenze etologiche genera un allarmante fenomeno, quello delle rinunce di proprietà. Il cucciolo, acquistato con superficialità e inconsapevolezza, una volta diventato adulto si rivela impegnativo e finisce per passare la sua vita dietro le sbarre di un canile con la scarsa probabilità di essere adottato e con un costo importante per la collettività. Il gruppo Facebook, l'altra parte del guinzaglio che sta per diventare associazione, ha realizzato un sondaggio dal quale emergono dati che fanno riflettere su quanto sia importante adottare un animale consapevoli di quale sarà l'evoluzione in base alla sua indole. Sì, il dato preoccupante che è emerso è che soltanto il 2% delle aggressioni avviene da parte di cani randaggi, quindi i cani sono cani di proprietà condotti in maniera responsabile, senza guinzaglio, oppure fuoriusciti da cancelli e lasciati incustoditi. Poi di questi dati, ancora più preoccupante è che soltanto il 25% di queste aggressioni vengono denunciate, per cui effettivamente abbiamo una scarsa percezione di un fenomeno che è tristemente dilagante e riempie pagine di nostri giornali di casi veramente preoccupanti a danni sia di animali ma anche purtroppo a causa di persone. E tra l'altro le adozioni irresponsabili causano la maggior parte delle rinunce di proprietà, che è un'altra piaga. Purtroppo la rinuncia di proprietà è un fenomeno anche questo in grandissima crescita. Cani che vengono presi da cuccioli perché molto carini e privi insomma di una conoscenza da parte del proprietario, ed una volta cresciuti i cani vengono portati in canile perché difficilmente gestibili. E allora qui è sempre l'appello di adozioni consapevoli, per poter avere poi una convivenza pacifica e che sia veramente un valore aggiunto per tutti noi. Il suo impegno per il futuro è quello di coinvolgere maggiormente anche il Comune di Chieti, l'amministrazione, chiedendo cosa? Allora, innanzitutto che vengano istituiti percorsi di formazione obbligatori sia per i cani mordaci che per tutti gli altri tipi di cane, e invito la popolazione, quando sarà, a frequentare questi corsi. E insieme al Comune ho proposto, con l'associazione costituenda l'altra parte del guinzaglio, anche delle giornate di consapevolezza e formazione sul mondo animale, sul mondo del cane, che è un mondo bellissimo ma che bisogna conoscere, rispettandolo e tirando fuori il meglio che si può da questa convivenza. Riqualificare aree verdi e mettere a disposizione attrezzature e giochi per bambini. Il Comune di Teramo ha approvato un progetto che doterà di altalene, scivoli e tavoli da picnic 22 aree del territorio comunale tra centro e frazioni. Ania Cantagalli. E assessore, nuove aree per i più piccoli, nuove aree picnic, insomma, in corso e procede un abbellimento generale della città anche in tal senso. Sì, è un percorso già iniziato l'anno scorso, fortemente voluto dal sindaco, devo dire, che va nella direzione giusta di creare nuove aree di parchi giochi, e poi ci siamo resi conto che inserendo in queste aree dei tavoli picnic si favoriva quel processo di socializzazione molto utile. Quindi andiamo in questa direzione. Adesso saranno installati nuovissimi parchi giochi, integrazione di alcuni giochi su già quelli esistenti, sostituzione di alcuni parchi giochi, e ovviamente stiamo andando in direzione di arricchire queste aree con tavole picnic, ma non solo quelle aree, anche nelle scuole porteremo tavole picnic, quindi nuove panchine, ovviamente un percorso. Adesso già sono arrivate, abbiamo a disposizione nei nostri magazzini questo materiale, però ecco, poi l'installazione richiederà dei tempi sicuramente non brevi, però ecco, andiamo in questa direzione, ci siamo di abbellire la nostra città, abbellire le nostre frazioni. Ovviamente le problematiche sono tante, ma anche sotto questo aspetto dobbiamo dare una risposta, e lo stiamo facendo. Nuove aree dove nello specifico? La sostituzione, integrazione dei parchi giochi della Cammarana, di Piano Solare, di Villa Turri, di San Nicolò.
E voltiamo pagina, ora parliamo di sport. Federico Giannini e Nando D'Agostino sono i due atleti allenati a Chieti da due società diverse che alle Paralimpiadi in Repubblica Ceca hanno riportato di recente medaglie con soddisfazione. Per Giannini si tratta del secondo record mondiale stabilito nella specialità della staffetta dopo quello al triathlon agli europei del 2021. Hanno rispettivamente 29 e 24 anni i due atleti abruzzesi che hanno riportato a casa le medaglie d'oro e d'argento dalla ultima Paraolimpiade della Repubblica Ceca. Il nuovo record del mondo nella staffetta 4x100 e 4x400 se lo ha aggiudicato il teatino Federico Giannini, classe 1993, che corre con la società dilettantistica Pietro Mennea di Chieti. Nuovo perché un altro record Giannini lo aveva stabilito già agli europei di atletica leggera del 2021 nella specialità del triathlon. Ma lui, soprannominato il ragazzo dei record, alle prime posizioni è abituato. Sempre quest'anno, nel mese di giugno, si è aggiudicato un secondo posto al Golden Gala Pietro Mennea, disputato allo Stadio Olimpico di Roma, a pochi mesi di distanza dal precedente primo posto ai campionati italiani indoor di triathlon. Federico, qual è l'ultimo successo che hai avuto? La Repubblica Ceca ha avuto 4x200. Hai vinto la staffetta 4x100 in Repubblica Ceca, sono i mondiali questi. Sì, i mondiali italiani. Senti un po', ma tu da grande cosa vuoi fare? Che lavoro vorresti fare? Da grande vuoi fare il barista. E poi mi hanno detto che sei pure fidanzato. Certo, da molti anni. Grinta ed entusiasmo sono i segreti di Federico, che nel suo ambito è ormai considerato una superstar, che spera di gareggiare un domani con i normodotati. O almeno questa è la speranza della madre, come tutti i genitori di ragazzi disabili. La madre che ringrazia la polisportiva dilettantistica di Chieti, Pietro Mennea, per aver dato al figlio una grande opportunità di crescita in un contesto realmente inclusivo. Signora Angelina, come ha scoperto suo figlio Federico di avere questa dote nella corsa? Da quando era piccolina è sempre stato molto dinamico, molto veloce, molto. Se gli vuoi dare una punizione devi dirgli che non deve andare a fare sport. E adesso la motivazione con questi risultati conseguiti è aumentata? Per lui tantissimo, ha tanta autostima di se stesso, ha acquisito tanta sicurezza, lo vediamo anche nelle gare, dà l'anima. Altra medaglia paraolimpica nella Repubblica Ceca è quella d'argento conquistata da un altro abruzzese. Nando D'Agostino di Pescara, ma allenato dalla Tetis Chieti, si è classificato secondo ai mondiali della marcia 800 metri. Anche lui sogna di competere un domani con i normodotati e creare prima o poi una famiglia tutta sua. Secondo posto alla marcia di 1500. Sì, ho vinto una marcia perché la cosa importante è che da anni che lo faccio una marcia, sì. Senti, e questa passione com'è nata? È nata perché l'ho voluto fare, ho segnato i passi e ci sono riuscito a farlo. Hai avuto qualcuno in famiglia che ti ha spinto? Nessuno, è la mia passione una marcia. L'obiettivo di far gareggiare gli atleti disabili insieme ai normodotati sembra essere comunque sempre più vicino, grazie anche all'impegno della FISDIR, la Federazione Italiana Sport e Disabilità Intellettiva Relazionale. Obiettivo futuro: realizzare una vera inclusione nello sport. Tre obiettivi di mercato per chiudere la questione organico. Il direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicarri, fotografa la situazione in casa biancazzurra. Dion e D'Ursi sono trattative che potrebbero trovare una conclusione positiva, mentre Daloia e Rasi sono fuori dal progetto tecnico di Alberto Colombo. In fase conclusiva anche lo scambio tra biancazzurri e Avellino, Aloi a Pescara e Illanes in Irpinia. L'intesa è stata raggiunta domenica pomeriggio dopo un paio di giorni di trattative. Paolo Renzetti. Dellicarri, due settimane alla chiusura del mercato, c'è ancora parecchio da fare per il Pescara oppure no? No, parecchio no, siamo sui due o tre obiettivi che ci abbiamo in mente di fare, speriamo di raggiungerli quanto prima possibile, che è la cosa più importante, poi la squadra sarà finita. Ecco, cosa manca al Pescara, Daniele? Due centrocampisti in punta, abbiamo finito.
Ghion, trattativa in chiusura? Aperta, non in chiusura, ma dobbiamo ragionare in questa settimana. Quanto riguarda l'attacco, si parla di questo possibile ritorno di Dursi, insomma è possibile? Potrebbe essere un'eventualità anche il ritorno di Dursi, ma ci sono anche altri nomi. Sono anche altri nomi, invece Daniele, per quanto riguarda eventuali cessioni, si è parlato nei giorni scorsi di Veroli, trattativa col Cagliari, potrebbe andare via il ragazzo? In questo momento è tutto in stand by, quindi non ci pensiamo, perché Veroli è un giocatore nostro, un giocatore di grande prospettiva, quindi se dovesse arrivare l'offerta giusta è giusto anche che il giocatore venga accontentato. Soddisfatto di quello che fino ad oggi ha fatto la squadra, ha fatto vedere la squadra in queste gare amichevoli? Non sono mai soddisfatto in generale, voglio vedere sempre qualcosa di più, ma le amichevoli, do poco conto alle amichevoli, do molto conto al lavoro della settimana e sono soddisfatto sul lavoro della settimana. Ci potrebbe essere, Daniele, per chiudere, qualche esubero nell'organico attuale del Pescara? Mi riferisco per esempio a Rasi, per fare qualche nome. Sì, Rasi, in questo momento Rasi e Daloia sono i giocatori che fondamentalmente devono andare via, ma sono due giocatori che sicuramente a fine mercato troveranno squadra. Per chiudere, lasciando il mercato davvero l'ultima, insomma, questo ritardato inizio del campionato sta creando un po' qualche problema a tutte le squadre. Avete dovuto riprogrammare delle amichevoli, no. Avete allungato il precampionato, insomma. Più che altro quando uno comincia con un discorso di lavoro, il ritiro, e fa dei cicli di lavoro, sicuramente qualcosa ritarda, ma poi non è un problema, non è un alibi, bisogna guardare avanti. Ora facciamo due amichevoli anche importanti con pari categoria e ci diranno qual è il Pescara, quale comincia a essere il vero Pescara. E sono gli ultimi giorni di preparazione per le compagini abruzzesi di Serie D. La prima ad avere l'impegno ufficiale in Coppa sarà l'Avezzano, che domenica prossima sfiderà il Porto d'Ascoli. Le altre quattro entreranno solo domenica 28, ma intanto sono alle prese con il completamento degli organici. Jacopo Forcella. Una settimana prima dell'inizio ufficiale degli impegni di Coppa Italia in Serie D con un abruzzese, l'Avezzano, che sarà subito in campo. Le 5 del girone F, in attesa di gironi e calendari, continuano a preparare la stagione che verrà con un occhio e anche qualcosa di più al mercato. La società più attiva è certamente il Chieti, che dopo gli ingressi in società sta di fatto ricostruendo l'organico per il mister Cotta. Presi Serra tra i pali, Marino, Orlando, Grasso e Salto in difesa, Amato e Poletto in mediana, Rossi, Palumbo e Riosa davanti. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Peraltro da oggi i neroverdi riprendono gli allenamenti dopo quello congiunto con la Turris Val Pescara, vinto 3-2. Nei giorni scorsi anche un tuffo nel passato con l'impegno al cospetto del Catanzaro, allenato da Vincenzo Ivarini, ex tecnico neroverde, con i calabresi che hanno vinto per 4-0. Il Chieti in Coppa Italia entrerà al primo turno e affronterà la vincente della sfida tra l'Avezzano e il Porto d'Ascoli. Marsicani, che si sono assicurati nel frattempo al giovane centrocampista classe 2004 Rosati, e Torti tra 5 giorni testerà subito le potenzialità dei biancoverdi appena promossi dal campionato di eccellenza. Chi invece sembra già quasi al completo è il Pineto, che ha appena regolato 2-0 a Morciano di Romagna alla Vispesaro. I nuovi in rete di Filippo e Maio, gli acquisti fatti in estate, collocano il Pineto tra quelle formazioni che cercheranno di battagliare per i primissimi posti in graduatoria. In Coppa Italia, domenica 28, antipasto del campionato, il Pineto avrà il derby col Notaresco, che ha appena affrontato la primavera del Pescara 1-0 per i baby biancazzurri, ma che aspettano buone nuove dal mercato, specie in difesa e in attacco, reparto in cui va colmata la partenza proprio di Maio. Sarà una stagione nuova, con una dirigenza nuova, un allenatore nuovo, quindi si riparte da zero, bisogna cancellare quello fatto negli anni passati. Anche l'anno scorso purtroppo ci è girato un po' male tutto, quindi si ricomincia, c'è voglia di lavorare con i ragazzi nuovi, quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a lavorare. Niente, è una squadra molto giovane, dobbiamo continuare a lavorare. Questo è un campionato molto difficile, che dobbiamo fare al più presto i punti per la salvezza, e stanno livellato secondo me in alto, perché Fano, Samba, Pineto, poi ci sono le squadre romane, che sono tutte squadre sulla carta forti, quindi bisogna lavorare, bisogna continuare a prepararci bene. Prima della Coppa Italia già dovremmo essere pronti.
Simone Gräselin invece è l'obiettivo numero uno in casa vastese. Il centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato nel Rimini ma ha esperienza anche tra i professionisti dovrebbe andare ad alzare il peso della mediana aragonese con il tecnico Ferrazzoli che da domani ritroverà il suo gruppo ad Agnone per proseguire la preparazione al campionato. Il direttore sportivo Marinucci Palermo sta lavorando per arricchire l'organico e anche i biancorossi faranno l'esordio ufficiale domenica 28 contro la vincente della sfida tutta molisana tra Vasto Gerardi e Termoli. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione. Se vorrete rivedere l'edizione del TG delle 14 basterà digitare su YouTube la pagina appunto di TV6 oppure cercare all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.